nel pieno della stagione estiva, ci troviamo oggi a Lignano Sabbiadoro e stiamo cercando di capire come sta andando questa stagione 2023. Con la collaborazione anche di Promoturismo FVG, che come sappiamo organizza sempre tanti eventi e iniziative. Andiamo quindi a scoprire tutte quelle che sono le novità di questa stagione. Presidente del Consorzio Lignano Holiday, Martin Manera, la mia domanda è quella di sapere come stanno andando le strutture ricettive nella città di Lignano. Diciamo che le aspettative fin dall'inverno erano molto buone, anche le prenotazioni erano sicuramente positive, l'andamento è stato che ci faceva ben sperare per questa stagione. E in effetti la stagione nel suo complesso sta andando abbastanza bene, forse noi ci ricordiamo un po' troppo bene la stagione 2022, che è stata eccezionale per diversi punti di vista, soprattutto uscivamo da emergenza Covid, che ha avuto naturalmente i suoi effetti, ma soprattutto sulla limitazione del viaggio a lungo raggio, ecco. Quest'anno siamo un po' in un anno quasi normale, in cui chiaramente dobbiamo confrontarci con altre destinazioni che sono rientrate in gioco, e quindi nel complesso siamo contenti perché il turismo lignano è assolutamente tenuto. Questo è insomma una prova del 9 che la qualità di Lignano e delle sue strutture ricettive, ma della località nel suo complesso, è assolutamente attrattiva. Ecco, in base anche a quella che era stato, no, l'andamento nelle passate stagioni, c'è qualcosa che il cliente richiede maggiormente, qualche tipo di servizio che mi farebbe piacere ricevere? Gli anni del Covid ci hanno fatto riflettere molto su quello che era l'offerta turistica della località, e nonostante le grosse difficoltà abbiamo sempre alzato l'asticella, quindi la qualità a Lignano Sabbiadoro è sempre stato un punto di forza della località, anche perché abbiamo tra il nostro pubblico elettivo un pubblico che cerca la qualità nei servizi, nelle strutture ricettive e in particolare nel nostro mare. Il riconoscimento anche quest'anno della Bandiera Blu premia la località con il lavoro che viene fatto nella salvaguardia dei suoi aspetti naturalistici e di divertimento, compatibili appunto con la natura, e il fatto di puntare molto sulla natura, sull'entroterra così ricco della nostra località e della bassa friulana in particolare, le mille possibilità di esplorazione sia con la bicicletta che anche con altri strumenti, per esempio il SUP o la canoa per quanto riguarda la laguna, sono degli aspetti che sempre di più vengono presi in considerazione dall'ospite per arricchire la sua vacanza in una località che viene ritenuta solo balneare, cosa che non è, perché siamo circondati veramente da un paesaggio meraviglioso. E sotto questo aspetto gioca un ruolo fondamentale anche la collaborazione con Promoturismo FVG. La collaborazione con Promoturismo FVG c'è da sempre, è il nostro ente di riferimento per quanto riguarda la promozione del territorio, per quanto riguarda appunto alcuni spunti di riflessione anche su come altri territori si muovono e per la valorizzazione della particolarità del nostro entroterra, che sempre più diventa non una valvola di sfogo per quanto riguarda il turismo di Lignano, ma una fonte di arricchimento per quanto riguarda appunto l'offerta turistica della località nel suo complesso. State pensando a qualche novità magari da implementare nelle prossime stagioni, già partendo da quello che è l'andamento attuale? Ci sono alcune cose che ormai sono date per consolidate, per esempio il Passo Barca tra Lignano e Bibione sono entrati ormai nell'immaginario pubblico come un'occasione di esplorazione a più lungo raggio anche degli territori limitrofi. Le vie anche ciclabili nei confronti dell'entroterra, quindi sia in direzione di La Tisana che in direzione di Marano Lagunare, stanno diventando sempre più interessanti dal punto di vista turistico, e questo ci fa semplicemente comprendere che la voglia del turista è quella di andare oltre i confini comunali, oltre il concetto di turismo puramente balneare, e pertanto i nostri progetti sono di una maggiore integrazione con il territorio, la creazione di prodotti anche turistici integrati con il territorio, che possono andare a superare quella barriera, tra virgolette, che è la stagionalità. Manuel Rodeano, presidente della Lignano Sabbiadoro Gestioni, vediamo la spiaggia gremita di bagnanti. Come sta andando quindi questa stagione estiva? Ma il colpo d'occhio appunto parla da solo. Oggi è una giornata splendida, all'indomani dei noti dissesti meteorologici che purtroppo la nostra regione ha patito, e devo dire che i dati economici sono confortanti, perché ho uno spaccato al 24 luglio che ci dice che siamo assolutamente allineati alla stagione precedente 2022, che è stata la stagione della rivalsa, della riscossa post-Covid, che era paragonabile al 2019, che è stata un'annata assolutamente positiva. Chiaramente il meteo fa la differenza. I giorni successivi appunto al 24 fino ad oggi anche le previsioni non sono completamente incoraggianti, quindi potrebbe esserci una leggera flessione, ma come spiaggia io credo che assolutamente possiamo essere soddisfatti se manteniamo le prestazioni dello scorso anno, più che bene. Ha parlato della pandemia, immagino che anche il numero degli eventi sia aumentato, no? Siamo rientrati fondamentalmente. Siamo rientrati a pieno, al 100% quest'anno, già l'anno scorso molto bene. Il palinsesto che Lignano offre dal punto di vista degli eventi, delle manifestazioni, delle grandi e piccole manifestazioni, quest'anno è veramente importante. Abbiamo eventi di tutti i tipi, sia sportivi, la maggior parte dei quali si sono già tenuti. Oltre al meeting di atletica abbiamo nell'arena Beach Arena abbiamo avuto vari eventi legati a tutti gli sport di spiaggia, quindi beach soccer, beach rugby, beach volley. A seguire, sempre in quell'arena, una serie di spettacoli, non solo in quell'arena, nella sua gemella in Piazza d'Olivo a Lignano Pineta, nell'arena Alpe Adria, e poi i grandi eventi allo stadio con Tiziano Ferro e Ultimo, e quindi qui diciamo fino alla prima settimana di settembre, con una calendarizzazione molto fitta, avremo tutta una serie di spettacoli con artisti di spessore nazionale ed internazionale che allieteranno i turisti per tutte le età, per tutti i gusti, dal trap a Patti Bravo per fare un nome, un po' di tutto per tutti, insomma. Immagino che tante di queste iniziative siano anche frutto della collaborazione con Promoturismo FVG, certo, come sta andando? Sta andando, la collaborazione c'è sempre stata, continua. A proposito, approfitto di questo assist per dire che una delle manifestazioni a cui noi teniamo molto, promossa da noi, è Easy Fish, che è una kermesse enogastronomica, di quelle che piacciono e vanno molto di moda, legata chiaramente al pesce, all'Alto Adriatico, fatta in collaborazione con Promoturismo. Qui, proprio nel piazzale davanti a Terrazza Mare, avremo gli chef di vaglia locali con la collaborazione di chef stellate, show cooking, degustazioni, street food, l'1, il 2 e il 3 di settembre prossimi, per cui volentieri vi aspettiamo numerosi qui da noi. Volentieri, faremo un saltino di nuovo. E per quanto riguarda invece le novità rispetto a quelle che sono state le scorse stagioni estive? Diciamo, abbiamo implementato un settore che è in espansione per quanto riguarda sempre Lignano Sabbiadoro Gestioni, che è il cicloturismo, le esperienze legate alla bicicletta. Abbiamo una serie di escursioni, tutte gratuite ricordo, che proponiamo con un accompagnatore alla scoperta di itinerari più vasti e variegati, per cui c'è la possibilità di raggiungere addirittura la vicina Caorle passando per Bibione, usufruendo dei passi barca che attraversano il fiume Tagliamento e poi la laguna che divide appunto Bibione da Caorle. Ci sono le escursioni verso Marano e la sua laguna, nell'entroterra fino a Spilimbergo a scoprire, insomma, le bellezze dei nostri mosaici. A questo c'è un'ulteriore esperienza che ormai si è consolidata ed è richiestissima, le escursioni con lo stand-up paddle però elettrico. Quindi anche i meno esperti o i meno dotati fisicamente lo possono fare in tranquillità, sono delle escursioni sempre gratuite, per le quali ci si deve prenotare, sul nostro sito ci sono tutte le referenze, che portano il turista, sempre con una guida, alla scoperta della laguna, grazie al fatto che il paddle non ha praticamente il pescaggio, il turista scopre degli angoli altrimenti inesplorati che non sono raggiungibili nemmeno in barca. Quindi un'esperienza emozionale alla scoperta dell'ambiente, del contesto lagunare che pochi conoscono, ma è il nostro valore aggiunto. Insomma, un mix, se vogliamo, no? Tra il mare, le acque interne, l'enogastronomia, la storia. Non dimentichiamo, in laguna abbiamo Aquileia, abbiamo Grado, vestigia storiche e culturali, quindi diciamo è tutto da scoprire, da provare. Rappresentante FVG Marinas, so che contate in regione 7.500 posti barca, ci racconta un po' FVG Marinas in generale? Sì, io sono uno dei 5 amministratori della rete siamo divisi per aree, io rappresento l'area di Lignano Sabbiadoro, poi c'è l'area di San Giorgio di Nogaro che è rappresentata da Fortunato Morato, poi abbiamo l'area di Grado con Gennaro Coretti, Monfalcone, Matteo Pribaz e Trieste, Stefano Sponza. La rete nasce nel 2016 con la volontà di creare promozione congiunta tra tutte le marine del Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo 22 marine legate in rete e è una bella sfida perché non è facile mettere insieme aziende che sì lavorano nello stesso settore ma non fanno parte dello stesso gruppo aziendale, è veramente una collaborazione. Eravamo concorrenti, oggi siamo cooperatori, nel senso che uniamo la concorrenza che rimane e la cooperazione per evolvere assieme, convinti che questo faccia innalzare il livello qualitativo della nostra offerta. Immagino che dopo tanti anni di collaborazione anche tra di voi ci siano diverse novità. Quali sono quelle di questa stagione? Beh, intanto quest'anno siamo contenti perché altre 3 strutture regionali si sono unite a noi. E mi riferisco a Marina di Aquileia, a Ocean Marine di Monfalcone e a Navigare 2000 di Grado. Poi un'altra novità importante per quest'anno è la collaborazione che abbiamo messo in essere con Bolina Sale e Botteghe del Friuli. La collaborazione con Bolina Sale riguarda un aspetto, una tematica ecologica, perché Bolina crea delle borse ed accessori nautici dalle vele usate. Molto bello. I nostri clienti potranno portare nelle nostre reception le loro vele usate e con esse Bolina Sale confezionerà delle borse che darà ai clienti grazie a una scontistica particolare. Mentre Botteghe del Friuli è un'azienda, una startup molto innovativa che cura la logistica per la consegna dei prodotti tipici friulani del nostro territorio, diciamo un po' in tutto il nord Italia. In questo caso, con la nostra collaborazione, i clienti dei Marina potranno ricevere direttamente a bordo, anche se volessero, il formaggio di malga delle nostre montagne. Certo, è importante per far conoscere il prodotto tipico friulano e questo è sicuramente un ottimo modo per farlo. A proposito di collaborazioni, parliamo anche della collaborazione con Promoturismo FVG, come sta andando? È dalla collaborazione con Promoturismo che nascono le novità di quest'anno. La collaborazione è... nasce fin dall'inizio con Promoturismo, la rete nasce proprio assieme a Promoturismo FVG. La collaborazione con Promoturismo costituisce proprio il collante per la nostra rete, il motivo per cui noi come porti siamo un hub, per definizione un porto è un qualcosa che lega vari soggetti, dal mare chi ci raggiunge può entrare in contatto con il territorio e l'agevolatore di tutto ciò è proprio Promoturismo. Siamo nel vivo della stagione turistica, siamo nel pieno dell'estate, ci sono sicuramente tantissimi eventi ancora in programma. L'evento culmine, lo sappiamo, vivendo in Friuli Venezia Giulia, sarà sicuramente la Barcolana. Però nel frattempo, prima di arrivare a Trieste, cosa ci sarà? Beh, prima di arrivare a Trieste, adesso in agosto i nostri clienti vivono nelle nostre strutture sfruttando le piscine che abbiamo, conoscendo il territorio, visitando la laguna, visitando il golfo di Trieste. Siamo in clima di vacanza, di crociera nautica. Quando poi il clima tornerà a essere settembrino, così si preparano le imbarcazioni a vela per poter andare tutti insieme a Trieste e prendere parte alla Barcolana. Assolutamente, un appuntamento immancabile.